Se bastasse la bellezza per vincere la sfida, a Lecce non si dovrebbe fare praticamente nulla. Invece qui sono tutti al lavoro, a partire dai leccesi. Sono 10.000 quelli che hanno contribuito a scrivere il dossier di candidatura della città, che ha un obiettivo, cercare un nuovo futuro attraverso 8 progetti, così ambiziosi da sembrare utopie. Utopia in inglese, che poi è la lingua del direttore artistico di Lecce 2019, Aaron Berg. Ha un curriculum internazionale, è nato a Istanbul, ma è austriaco, ed era nel comitato di Linz Capitale della Cultura del 2009. La gente qui è affamata di cambiamento, affamata di azione. Quando hai oltre 10.000 persone che partecipano al progetto, si genera un flusso di energia. Ma penso che la chiave siano le 8 utopie che connettono tutte le dimensioni sociali. Pensiamo che capitale culturale, infatti, non significhi capitale dell'arte, ma attenzione per il territorio, per i talenti, per la creatività. La candidatura è una grande opportunità per il territorio. A voler cogliere questa opportunità sono soprattutto i giovani talenti. Lecce 2019 è anche una sfida per non farli fuggire via. Sono 15 quelli che fanno parte del Living Lab, un progetto quasi da Silicon Valley. In questa stanza lavorano e progettano insieme il futuro di Lecce. Ma pensano anche al loro futuro. Per ora hanno creato il portale dopo aver raccolto e rielaborato le proposte dei cittadini, che poi saranno le loro start-up. Vorremmo creare appunto questa azienda che ci permetta di realizzare tutte le idee che abbiamo nel calderone, di poter appunto costruire insieme un'azienda che permetta di migliorare davvero la città e soprattutto di utilizzare la tecnologia, perché noi ci definiamo tecnologi sociali. Abbiamo un sacco di energia e di idee da vendere, quindi le aspettative ci sono, quindi perché no, possiamo farcela. Posti di lavoro di qualità, rilancio economico, senza dimenticare l'identità culturale della città. Un esempio, dal 2011 Lecce ospita la sede dell'International Theatre Institute dell'UNESCO, che premia la città anche per il suo ruolo di crocevia di culture nel Mediterraneo, punto d'incontro con il sud del mondo. Lecce, dicono qui, è il tacco su cui regge il futuro dell'Europa. Io credo che già sia un luogo di riferimento importante, per tutto il sud sicuramente. Pensare ad un progetto che investa verso il 2019 consente di guardare con uno sguardo più lungo, che è essenziale per le pratiche culturali e anche per le pratiche, diciamo, di cittadinanza. Teatro e musica, che qui sono pizzica e taranta, un'altra chiave di lettura della città che guarda avanti. Lecce, città riconoscibile per la bellezza del barocco, per la bellezza di ciò che ha rappresentato il passato. Oggi vorremmo essere riconosciuti, grazie all'effervescenza culturale di questa terra, anche per la bellezza della contemporaneità, di ciò che riusciamo a realizzare ora e a ciò che riusciremo a realizzare in futuro.